Buon pomeriggio a tutti, a tutte le persone che si stanno collegando o che sono già collegate a questo appuntamento e a questo incontro, a questo webinar, a questa occasione di approfondimento sul tema della ricerca delle origini che coinvolge sicuramente l'interesse e l'attenzione di tante persone, in modo particolare dei figli e dei genitori di famiglie adottive. Il titolo che abbiamo voluto dare a questo evento sulle orme della mia adozione cerca di essere evocativo, insomma, di una questione che non è sicuramente nuova. Questo tema è ben noto, ormai direi quasi da decenni, e ha assunto però recentemente alcune dimensioni, alcune caratteristiche tutte particolari. L'Associazione Amici dei Bambini, che è promotrice di questo appuntamento e di questo evento, è grata sicuramente al Comune di Venezia che ha consentito la realizzazione di questo appuntamento, tra l'altro poi organizzato secondo questa modalità perché la condizione pandemica non ci ha consentito di organizzare un evento locale e quindi lo ha trasformato automaticamente come un appuntamento di livello nazionale. Mentre conversavamo poco fa tra i relatori, abbiamo avuto notizia del numero di iscritti a questo appuntamento e risultano iscritte potenziali partecipanti a questo webinar più di 600 persone. Quindi siete davvero tantissimi, è una platea di persone, immagino, da tutta Italia, quindi non confinate in una regione o in una provincia. E probabilmente è una presenza articolata tra figli, genitori, famiglie, ma anche operatori, professionisti, rappresentanti di enti e di associazioni, ma anche di istituzioni, di tribunali, di servizi del territorio. Quindi direi che i partecipanti rappresentano davvero uno spaccato piuttosto ampio di quanti accompagnano figli e genitori all'interno di un percorso e di un tracciato che viene sintetizzato con la famosa formula della ricerca delle origini. Ora, l'Associazione Amici dei Bambini non è la prima volta che su questo tema riflette e approfondisce. Già da diversi anni ha condotto approfondimenti, convegni, seminari, ricerche e ha cercato di mettere sempre a fuoco la questione senza farsi trascinare a ridurre semplicemente la ricerca delle origini come un'organizzazione di un percorso, un tragitto, quasi come fosse scontato e dovuto. Sappiamo anche che la giurisprudenza si è dovuta attrezzare e organizzare per venire incontro a questa prassi che ha anticipato il diritto e che in qualche modo ha dovuto essere regolamentato proprio perché il profilo della ricerca delle origini a livello nazionale rispetto a quella internazionale ha dovuto poi fare in modo di contemplare i diversi diritti che sussistono sui diversi soggetti che sono coinvolti in questa dinamica. Noi abbiamo pensato di organizzare questo webinar attraverso una sequenza di interventi. Direi che non possiamo pretendere che siano lezioni e neppure relazioni. Io preferisco chiamarle conversazioni, per cui i nostri relatori offriranno alcuni spunti di riflessione. È chiaro che il tempo che abbiamo chiesto a loro e che abbiamo affidato loro per il proprio intervento è un tempo piuttosto limitato e quindi è necessario necessariamente per loro trovare l'essenza e qualche elemento, qualche spunto che possano poi avviare e stimolare il confronto che abbiamo previsto e collocato alla fine di questo pomeriggio. Ci attendono 3 ore, saranno 3 ore, io immagino, intense, assolutamente interessanti. Prima di iniziare questo pomeriggio insieme, però, è doveroso da parte di Amici dei Bambini, ringraziare la città di Venezia, il comune di Venezia, in particolar modo il sindaco Luigi Brugnaro, il quale
non potendo essere presente perché è impegnato per altri impegni quotidiani, quest'oggi ha delegato l'assessore Simone Venturini, che è qui presente, lo ringraziamo per essere presente e collegato con noi, il quale desidera rivolgere a tutti i partecipanti e ai relatori il saluto del Comune di Venezia, mentre ancora lo ringraziamo perché questa attenzione, questa sensibilità della vostra città rende possibile questo evento e lo dona, diciamo così, lo offre ad una platea di livello nazionale. Assessore Venturini. Eccoci qua. Allora, grazie intanto a voi per aver scelto, insomma, di utilizzare la cornice veneziana all'interno della quale ambientare questo importante convegno. Non è solo un contributo economico quello che il Comune ha dato, ma vuole essere un contributo anche di condivisione dell'impegno di AIBI e un continuamento di un'amicizia che nasce tanti anni fa. E anche negli ultimi anni, insomma, io sono assessore ormai da 6 anni e negli scorsi anni abbiamo avuto altre occasioni di incontrarci con AIBI in presenza perché i tempi erano diversi. Ho sempre molto apprezzato il lavoro da voi svolto e viceversa, il Comune di Venezia ha da voi tratto anche nuovi stimoli per rafforzare l'impegno in ambito adozione, ma anche in ambito affido. E il Comune di Venezia è un comune che investe moltissimo sull'affido familiare, e sulla promozione della solidarietà e dell'affido familiare. Sta lavorando moltissimo attraverso l'attivazione dei corpi intermedi, delle parrocchie, del mondo sportivo, delle associazioni, per raccontare l'importanza dell'affido in città. Ovviamente. E il tema che oggi voi affrontate è un tema molto complesso, è un tema che non troverà sicuramente una soluzione facile e veloce, e per questo non voglio nemmeno portarvi via troppo tempo, perché so che i relatori sono molti e hanno molte cose interessanti da dire. Quello che volevo dirvi oggi è appunto che il Comune di Venezia ha tutta l'intenzione di continuare questo percorso fatto con AIBI e con le altre realtà che si occupano di adozione e di affido in Italia, ma la vostra realtà è evidentemente molto qualificata. La nostra amicizia è di lunga data, quindi davvero siete un interlocutore veramente privilegiato per quanto ci riguarda e vogliamo continuare questo tipo di rapporto con queste iniziative e con le altre che ci verranno in mente nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Voi sapete che anche fisicamente il Comune di Venezia ha uno spazio dedicato all'affido familiare e collocato appunto negli spazi del Comune, lavora moltissimo col terzo settore, lavora anche in spazi extra, parchi, realtà sportive, piazze, per portare fuori questi temi e farli diventare patrimonio comune di tutta la città e che non restino relegati solo alle famiglie che hanno fatto questa scelta di grande amore, di grande solidarietà, di grande affetto e di grande appunto generosità. Quindi da questo punto di vista, da parte mia, la grande collaborazione è assicurata, così come spero da parte vostra vorrete continuare a coinvolgerci in tutte le vostre iniziative, perché da questa amicizia credo che l'intera città di Venezia debba guadagnarci e consideriamo insomma questo percorso anche sotto l'egida dei 1600 anni di Venezia, quindi Venezia ospita virtualmente questo evento in un anno molto importante per lei, però ecco, riscoprire anche questi temi che sono molto legati anche alla storia di alcune realtà veneziane, le scuole grandi, tutto il tema della solidarietà, della Serenissima e alcuni istituti che ha creato nel corso dei secoli, ecco, sembrano così distanti e non hanno nulla a che fare uno con l'altro, in realtà scopriamo che anche nella storia alcuni temi, circa il tema delle adozioni, degli affidi, dell'accoglienza di bambini, è stata assolutamente affrontata anche nella dottrina della Serenissima, nel dibattito scientifico della Serenissima e anche giuridico, quindi sarebbe interessante scoprirla un domani come ulteriore filone di approfondimento con relatori più qualificati ovviamente del sottoscritto. Quindi davvero in bocca al lupo da parte nostra la massima collaborazione e la volontà di continuare questa bella amicizia insieme. Grazie, grazie infinite Assessore, grazie, è un privilegio anche per noi essere ospitati nella cornice appunto di questa città e della sua storia e di poter offrire il nostro piccolo contributo sulle tematiche dell'accoglienza familiare, oggi nello specifico dedicato al tema della ricerca delle origini, per quanto correttamente lei ha ricordato, un tema fortemente complesso, ma non per questo impossibile da aggredire e da trattare. E tra l'altro arriviamo, probabilmente è l'ennesimo appuntamento che viene offerto, questo non è il primo
primo offerto da Amici dei Bambini, ma molti altri organismi, oltre altri enti, si sono interessati e hanno offerto prospettive per non solo osservare, ma per accompagnare chi si ritrova a vivere questa dimensione o a raccogliere questa sfida. Concluderemo probabilmente questo pomeriggio ricordando piuttosto che un incidente o un inciampo nella storia delle relazioni familiari, la ricerca delle origini come una potenziale sfida da raccogliere positivamente. Ma non voglio assolutamente anticipare nessuna conclusione. La ringrazio davvero ancora, le chiedo di portare i nostri ringraziamenti al sindaco e ci auguriamo davvero di poter proseguire profittevolmente la nostra collaborazione. Grazie ancora. Grazie a voi. Allora, io ringrazio ancora i partecipanti che nel frattempo si stanno collegando e ci stanno quindi raggiungendo cammin facendo. Assicuro ai partecipanti la possibilità di inviare via chat le proprie osservazioni o se dovessero anche rilevare qualche problema di collegamento audio o video, magari di segnalarlo in modo che la regia di questo evento possa segnalarci qualora non fosse un problema solo specifico, occasionale o regionale o locale, magari in modo da poter sistemare e porre rimedio al problema. Così come sempre via chat nel corso del pomeriggio possono inoltrare domande, questioni e sollevare insomma qualche riflessione che poi raccoglieremo e tra le tante domande che arriveranno o le questioni che saranno sollevate ne selezioneremo qualcuna da sottoporre ai nostri relatori a fine pomeriggio prima delle conclusioni. Quindi benvenuti a tutti i partecipanti, che siano figli, che siano genitori, che siano operatori, responsabili, insomma, professionisti del settore. Torniamo un attimo sul tema in modo da poter iniziare il nostro percorso. Quindi abbiamo voluto dedicare questo appuntamento alla cosiddetta ricerca delle origini, perché abbiamo desiderio di creare un'ulteriore occasione per confrontarci su questo tema che in questi ultimi anni ha preso sempre più spazio nel dibattito. Chi frequenta il mondo dell'accoglienza familiare, sia a livello adottivo che a livello affidatario, si sarà reso conto di questo emergere sempre più progressivo del tema della ricerca delle origini. In alcuni momenti questo è esploso proprio in occasione magari di qualche evento particolare, che può essere un lungometraggio, un film o un libro o una testimonianza in occasione di un talk show o in una trasmissione televisiva. Qualche volta ci sono delle esplosioni, poi questo fiume carsico torna a scomparire, ma continua a scorrere. Quindi si tratta di un argomento e di un dibattito che merita sicuramente di essere ulteriormente esplorato e complessivamente meglio conosciuto. È necessario, noi riteniamo, completare l'analisi e avere il coraggio di osservare le diverse questioni connesse. Per questo tra i nostri relatori abbiamo diverse prospettive, proprio per raccogliere le diverse sollecitazioni che queste prospettive possono offrire. Evitando, questa è la nostra ambizione, conclusioni o soluzioni che rischierebbero di essere frettolose e in grado solamente di inaugurare processi capaci di aumentare i problemi anziché affrontarli o risolverli. E noi vorremmo affrontare e risolvere le questioni, i problemi, proprio perché questo evento, tra l'altro, inaugura anche l'attività formalmente di questo nuovo organismo dell'Associazione Amici dei Bambini, che è FARIS, che è questa agenzia che poi presenteremo alla fine del nostro appuntamento pomeridiano e che raccoglie insomma l'esigenza di ascoltare i bisogni, le questioni, i problemi dell'accoglienza familiare e di offrire a questo ascolto anche un tragitto, un percorso di formazione, di sostegno, di accompagnamento. Proprio perché vogliamo riprendere in considerazione quindi in questa occasione la tensione nascosta all'interno dell'istanza che muove verso la ricerca delle proprie origini. Si tratta di una sfida che deve essere adeguatamente decifrata per non ritrovarsi strappati o schiacciati tra diverse tensioni, ora giuridiche, ora psicologiche, ora pedagogiche.
Cosa nasconde o cosa rivela la ricerca delle proprie origini? Questo è già un primo quesito che io offro anche ai nostri relatori. Qual è la sfida da raccogliere e quali sono i percorsi da compiere? Se la costruzione di se stessi, della propria identità, può anche passare attraverso la possibile meticolosa ricomposizione della trama della propria vita, occorre formulare adeguatamente alcune domande, perché l'esperienza della ricerca delle origini non riguarda esclusivamente i figli adottivi, i figli affidatari, le famiglie adottive affidatarie, riguarda verosimilmente chiunque tra noi, in modo particolare, certo, chi vive l'esperienza dell'adozione. Ma nel percorso di ricerca delle proprie origini, una terra, un viso, un volto, un luogo, un DNA potrebbero non offrire alcuna risposta, quando non addirittura minarne l'accessibilità, perché sguardi, volti, sapori, colori, abiti, edifici hanno un loro ruolo e un significato che non dovrebbero essere esasperati e neppure minimizzati. La questione riguarda tutti, come dicevo, certo i figli adottivi, ma non di meno i genitori adottivi, così come le famiglie affidatarie e quanti sono sensibili e interessati all'esperienza dell'accoglienza familiare. Quindi, con l'intento di avviare una ulteriore esplorazione del fenomeno, delle sue caratteristiche, dei suoi tempi e delle sue modalità, è questo appuntamento di oggi pomeriggio ci consente di riprendere alcune delle domande che hanno guidato già negli anni scorsi la nostra attenzione su questo tema. Provo a formulare qualche domanda e poi ci affidiamo alla conversazione con i nostri relatori. Cosa o chi si attende quando si cercano le proprie origini? Quali fondamenta si cercano quando si inseguono le proprie origini? Quale richiesta si esprime o quale pretesa si esercita quando si esige la disponibilità e l'accessibilità delle proprie origini? Cosa o chi ho smarrito quando ci si ritrova a dover cercare le proprie origini altrove rispetto al posto in cui mi trovo oggi? Queste brevi e succinte, sintetiche parole avevano solo il desiderio di avviare, anche se solo incoativamente, il percorso che abbiamo strutturato e organizzato quest'oggi pomeriggio. Dal programma che avete visto e probabilmente conoscete già, abbiamo alcuni profili che appartengono un po' all'esperienza dei nostri relatori. Abbiamo voluto dare la prima parola al mondo della giurisprudenza, alla fatica del diritto che in qualche modo raccoglie una prassi e cerca di regolamentarne il processo in modo da poter essere garanzia per tutti i soggetti coinvolti. Abbiamo raccolto la disponibilità preziosissima dei due giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Venezia, Barbara Segatto Giudici e Giuseppe Cifarelli. Loro interverranno uno a seguito dell'altro, purtroppo lo strumento non ci consente di mostrarvi contemporaneamente, quindi dovrò dare prima la parola a uno e poi all'altro. So che voi siete assolutamente in contatto, in relazione, quindi non ci sarà ostilità tra voi. Intuisco che il primo intervento, così mi hanno comunicato, dovrebbe essere affidato a Giuseppe Cifarelli, a meno che io non abbia avuto indicazioni errate. È un'indicazione errata, per cui inizio va benissimo così. Poi passo la parola a Giuseppe. Barbara Segatto, grazie. Allora, io penso di aver introdotto adeguatamente, insomma, il profilo e la fatica del giuridico e del diritto che deve raccogliere queste istanze. Sappiamo anche della fatica della giurisprudenza nello strutturarsi e quindi nel delineare il profilo. Tra l'altro, immagino che la vostra esperienza sia fortemente segnata dalla ricerca delle origini a livello nazionale. Probabilmente avete
forse qualche aspetto, qualche esperienza di livello internazionale, ma cercheremo poi di immaginare il riflesso che può avere a livello internazionale quello che si scatena, o meglio, quello che si realizza o si avanza a livello nazionale. Però adesso io mi zittisco e lascio volentieri la parola a Barbara Segatto. Prego. Grazie mille. Sì, io condivido delle slide che abbiamo preparato insieme al collega. Dovrebbero essere visibili adesso. Spero. Le vedete? Sì, si vedono, Barbara. Ok, perfetto. Sì, certamente noi ci muoviamo in un territorio che ci vede prevalentemente impegnati rispetto all'adozione nazionale. Ci hanno chiesto di costruire un pochino le premesse di questo dibattito dal punto di vista giuridico. Né io né il collega Giuseppe Cifarelli siamo due giuristi, perché ricopriamo entrambi il ruolo di giudici onorari, quindi la nostra professionalità al di fuori del tribunale minorenni è di altro tipo. Siamo entrambi di formazione degli psicologi e degli psicoterapeuti, quindi cerchiamo di presentarvi un po' quello che è il quadro normativo in maniera magari semplificata, ma che vuole dare un pochino il contesto di qual è la situazione anche per come si è trasformata di recente. La premessa che ci sembrava doverosa e che ci stiamo muovendo nell'ambito del tema dell'adozione, quindi di un vincolo di natura giuridica che si crea tra persone che non hanno legami di sangue tra di loro e che si crea in un contesto che è quello della filiazione legittima. Quindi coloro che diventano figli attraverso l'adozione diventano figli legittimi, riconosciuti pienamente. Questo ha da sempre, dentro il contesto dell'adozione, implicato la cessazione di tutti i rapporti con la famiglia di nascita. Fanno eccezione da questo vincolo solo quelle adozioni che vengono realizzate entro l'articolo 44, che prevede nelle sue quattro lettere alcuni contesti particolari in cui non vi è la necessità di cessare i rapporti con le famiglie di origine, ma in tutti gli altri casi l'adozione ha sempre previsto una cessazione radicale dei rapporti con le famiglie di origine. Quello che è avvenuto nel 2001 con le modifiche occorse alla legge 184, che resta la nostra legge di riferimento per l'adozione, è stata l'introduzione, la modifica dell'articolo 28, che ha introdotto il tema delle origini, perché innanzitutto ha chiesto esplicitamente entro la legge che tutte le famiglie che si impegnavano dentro un rapporto di tipo adottivo si vincolassero a rendere esplicita l'informazione dello stato di figlio adottivo ai loro figli. Quindi il minore adottato è informato di tale sua condizione e i genitori adottivi vi provvedono nei luoghi e nei momenti che ritengono opportuni. Quindi, per la prima volta nella legge sull'adozione italiana si parla di origini e si chiede ai genitori adottivi di assumersi la responsabilità di rendere edotto il figlio della condizione di adozione e quindi del fatto di essere nato da terze persone e arrivato successivamente nella loro famiglia. In questo articolo poi vengono specificati anche alcuni ulteriori elementi. Viene specificato come per le famiglie adottive, in particolare per gli adottivi, sia possibile accedere alla documentazione relativa alla loro adozione previo il passaggio attraverso l'autorità giudiziaria, e viene anche precisato come queste informazioni possano essere richieste dai genitori adottivi quando il figlio è minorenne, se vi siano delle necessità connesse
a situazioni particolari, per esempio di salute, oppure sia possibile autorizzare l'adottivo all'accesso a queste informazioni compiuti 25 anni di età, o anche in questo caso, se vi siano situazioni particolari, al compimento della maggiore età. Vi ho messo con un colore diverso il comma 7 perché poi vedremo, non ve li ho riportati tutti quelli che sono previsti, ce ne sono alcuni, ma insomma sono meno rilevanti dentro questa discussione. Invece vi ho evidenziato il comma 7 perché il comma 7 fa riferimento a una tipologia particolare di adozioni che sono le adozioni dei figli non riconosciuti e che vedremo sono quelle che hanno maggiormente impegnato la giurisprudenza e che hanno in qualche modo di recente cambiato anche le posizioni dei tribunali. Nella norma il comma 7 dice l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto al momento della nascita dalla madre naturale e qualora anche solo uno dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo. Questo comma dice chiaramente che se c'è stata una manifestazione di questo tipo alla nascita non si può recedere da questa posizione. Prima accennava si accennava alle adozioni internazionali, la legge in questo impegna rispetto alle origini gli enti autorizzati, cioè chiede agli enti autorizzati quando si occupano di un minore da collocare in adozione che raccolgano anche presso le autorità competenti insieme alla proposta di abbinamento anche quelle che sono le informazioni relative alla situazione sanitaria ma anche alla famiglia di origine e alle esperienze di vita del minore e li impegna a mantenere queste informazioni presso la propria sede come documentazione che accompagna questa adozione. Avrete un po' inteso dalla mia sottolineatura sul comma 7 come quando noi ci occupiamo come Tribunale minorenni di bambini abbandonati, ma soprattutto quando ci occupiamo di adulti adottivi che chiedono accesso alle loro origini, ci troviamo davanti a due situazioni molto diverse tra loro, che vengono rappresentate nell'origine del loro stato di abbandono, cioè bambini in stato di abbandono per i quali quindi sia partito tutto un intervento da parte dei servizi sociali attraverso una richiesta di decadimento della responsabilità genitoriale in seguito di adottabilità e invece i bambini non riconosciuti. Ora, nel momento in cui un adulto adottivo presenta domanda, poi vedremo in che modo, di accesso alla propria documentazione presso il nostro tribunale, ma come presso gli altri, e sia arrivato all'adozione provenendo da uno stato di abbandono, quindi sia un bambino che è stato riconosciuto alla nascita, ma che per diverse ragioni si sia trovato nella condizione che venisse poi emesso un decreto di adottabilità a suo nome, il fascicolo che lo accompagna contiene tutta la documentazione relativa a tutti questi passaggi, quindi la persona che richiede l'accesso a questo fascicolo, qualora gli venga concesso, aprirà un fascicolo che è ricco di documentazione, a partire dai nomi dei genitori che lo hanno riconosciuto alla nascita, le relazioni che hanno accompagnato la segnalazione, la decisione di proseguire verso l'adottabilità, i diversi ricorsi, tutta la documentazione che quindi in qualche modo rappresenta ciò che è avvenuto dalla sua nascita al momento in cui è entrato in famiglia adottiva. Dentro il fascicolo ci sarà anche la documentazione della coppia che è stata abbinata a questo minore e del percorso che questa coppia ha realizzato. Quindi tutto dentro questo fascicolo. Quando invece ci muoviamo dentro un fascicolo di un minore non riconosciuto, la situazione appare differente. E adesso andiamo un pochino a vedere perché, anche
sulla scorta degli aspetti legali. In Italia vige l'istituto del parto anonimo. Questo significa che da un punto di vista sociale viene distinto l'atto della nascita dalla filiazione. Quindi mettere alla luce un figlio, far nascere un figlio, non coincide automaticamente con la creazione di un rapporto di filiazione. In questo senso è necessario, o la persona che partorisce può esprimere all'assistente sociale, al medico, al personale del reparto, la propria intenzione di non creare un rapporto di filiazione con questo bambino. Se questo viene fatto, nell'atto di nascita di questo bambino sarà riportato semplicemente che è nato da donna che non consente di essere nominata. Non viene riportato in alcun modo nel nome, nel cognome di questa donna, né alcun elemento che possa renderla riconoscibile. Quindi, anche qualora noi accedessimo non all'atto di nascita modificato dopo l'adozione, ma all'atto di nascita originale di questo minore, troveremo semplicemente questa dicitura. Capite che questo rende difficile arrivare alle informazioni che la persona sta cercando. Ciò che avviene, perché oltre all'atto di nascita, quando nasce un bambino, viene compilato, non so se lo sapete tutti quanti, ma il certificato del parto, di assistenza al parto. Nel certificato di assistenza al parto, anche rispetto a questo, sarà importante distinguere, viene chiesto insomma che vengano distinte le informazioni, perché è sempre importante che ci sia una cartella clinica dove ci saranno il nome e cognome della donna che ha partorito, ma anche nella cartella di assistenza al parto verrà riportato un numero che consente di agganciare la cartella clinica ma che non riporta i dati. L'ulteriore elemento, che è uno degli elementi su cui i movimenti dei figli non riconosciuti si stanno molto animando per una modifica, attiene a questa specifica dei 100 anni. Cioè, che cosa dice questo articolo? Cioè, spiega che il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica, ove questi siano comprensivi dei dati personali che rendono riconoscibile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia diritto per conformità, quindi l'adottivo che chiede accesso alla propria documentazione, che si trova a scoprire di essere un figlio non riconosciuto, potrà comunque avere accesso a questi dati, ma trascorsi 100 anni. Quindi trascorso un tempo che ci fa immaginare innanzitutto che la partoriente sia ormai deceduta, ma che potrebbe anche vedere l'adottivo stesso non raggiungere questa età. Che cosa è successo rispetto a questi due passaggi? Ci sono tre passaggi interessanti dal punto di vista giuridico. Cerco di non essere troppo noiosa, ma ve li riporto perché sono estremamente, insomma, hanno modificato radicalmente la situazione. Una ha a che fare con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed è il famoso caso Godelli contro Italia. Godelli è una signora che scopre di essere, che viene adottata a 6 anni, scopre di essere stata adottata alcuni anni dopo, quando ormai ne ha 10, si interroga a lungo sulle sue origini, scopre che nello stesso ospedale in cui lei è nata, nello stesso giorno, è nata anche un'altra bambina che vive nella sua stessa città e che lei pensa sia la sorella gemella. Insomma, inizia ad interessarsi a tutta questa, alla scoperta delle sue origini, prova ad avere accesso alla documentazione trovando ovviamente un diniego
Ve la faccio breve, insomma, passa a tutti i livelli, fa domanda al tribunale per i minorenni, ottiene un diniego perché è figlia di non riconosciuta, passa alla Corte d'Appello, ottiene un diniego e quindi si rivolge alla Corte europea. La Corte europea sancisce sostanzialmente che la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di avere accesso alle informazioni non identificative sulle sue origini, ma soprattutto alla reversibilità del segreto, cioè la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dice all'Italia: la vostra legge è una legge iniqua, perché non consente a un figlio nato non riconosciuto non solo di non accedere al nome e al cognome, ma di non accedere ad alcuna informazione, anche di tipo non identificativo, e non consente neanche di poter chiedere a questa donna che tempo prima aveva deciso di non essere riconosciuta, di non essere nominata, se desidera cambiare la sua posizione. Questa decisione della Corte europea, questa sorta di sanzione che arriva all'Italia dalla Corte europea, viene poi in qualche modo presa in mano dalla Corte costituzionale successivamente, perché nel 2013, quindi l'anno successivo, sostanzialmente la Corte Costituzionale fa proprio questa decisione della Corte europea e sulla base appunto di una sentenza, questa volta di Catanzaro, l'altra era di Trieste, in cui non si era data la possibilità a una donna adottata di accedere ai propri dati, decide che di rendere incostituzionale il comma 7, quello che vi ho letto all'inizio. Quindi decide che quel comma che vincola al segreto l'accesso alle informazioni per i nati non riconosciuti sia incostituzionale. Ciò che è avvenuto però negli anni successivi ha a che fare con il funzionamento della legge italiana sostanzialmente, cioè riconosciuto come incostituzionale questo comma, non è stato sostituito, quindi non si è creata una legge a integrazione di questo, e questo ha lasciato i tribunali liberi di muoversi a seconda dell'interpretazione che ne davano. E questo ha creato sostanzialmente due atteggiamenti per certi aspetti diversi dei tribunali che qui vengono sintetizzati e che hanno portato nel 2017 le sezioni unite della Cassazione a individuare, quindi a rendere esplicito la modalità che qui citiamo come seconda, cioè la possibilità per i tribunali di farsi carico delle indagini per individuare la madre che ha chiesto di non essere nominata e prendere contatti con questa persona, perché togliendo il comma non era stato spiegato però come procedere rispetto a queste situazioni, quindi sapevamo che eravamo deficitari, ma non era chiaro, quindi alcuni tribunali, alla luce del fatto che non sapevano come muoversi, non procedevano, mentre altri si erano, nella loro interpretazione, resi disponibili a procedere. Dopo questa sentenza delle sezioni unite della Cassazione si rende evidente che tutti i tribunali possono procedere alle indagini. Questa è un po' la sintesi della decisione, ve la lascio nelle slide così che possiate vederla, però insomma, sostanzialmente dice, magari ve la leggo velocemente, ma mi sembra di rubare tempo poi a cose più rilevanti, dice quello che vi dicevo prima, quindi anche in presenza di questo diniego è importante che i tribunali si muovano e possono farlo in prima persona per definire chi sono le persone, ovviamente salvaguardando l'anonimato di questa donna qualora intenda continuare a essere anonima. La Corte di Cassazione è intervenuta poi ancora successivamente nel 2018, ampliando ancor di più le opportunità anche per i figli non riconosciuti. Che cosa è successo quindi? Che il comma 7 è stato dichiarato incostituzionale. È stato reso esplicito che i tribunali possono procedere a individuare questa donna e a domandare se intende mantenere o meno il segreto.
e nel 2018 si è aperta la possibilità di contatti anche con i familiari, quindi anche in presenza di un NN, qualora si evinca dalla documentazione la presenza di altri parenti, è possibile attivare questi contatti. Quindi inizia ad esserci un panorama in cui le origini, anche dentro la legge italiana, non attengono solo al fatto di dire la persona adottata che è stata adottata, ma anche di consentire a questa persona di entrare dentro quella che era una rete di parentela di origine dentro la quale questa persona è nata. Quante sono le richieste? No, questo è un po' il territorio dove noi ci muoviamo come giudici, quindi tenete conto che fino al 2017 abbiamo, dal 2001 al 2017 abbiamo ricevuto domande, abbiamo sostanzialmente, ci siamo trovati nelle condizioni di dire di no o di aprire fascicoli senza informazioni per le persone che non erano state riconosciute alla nascita. Dal 2017 in avanti, invece, anche in questi casi è possibile, poi il dottor Cifarelli vi racconterà meglio, addivenire ad alcune informazioni. Ci è sembrato che potesse essere utile per voi anche capire un pochino quali erano i numeri che caratterizzavano le richieste. Come vedete sono dei numeri abbastanza costanti, abbiamo raccolto in trienni i numeri dal 2012 al 2020. Questo ulteriore cambiamento di atteggiamento dei tribunali non so quanto sia noto, spero che questo momento possa essere un momento per renderlo più evidente. Non ha cambiato di molto i contenuti, insomma il numero delle richieste, che vedete si aggira intorno alle 80 domande nel triennio. Poi insomma, adesso io direi che passo la parola a Giuseppe Cifarelli in modo che possa un po' raccontarci quello che è l'iter attraverso cui passano le coppie, scusate, le persone adottate, e magari poi ritornerò a voi con qualche narrazione di qualche caso. Grazie infinite Barbara, grazie. E Giuseppe è pronto per riprendere il testimone e completare insomma questa prima esplorazione della questione dal punto di vista del diritto e della giurisprudenza. Prego. Grazie. Ecco sì, mi aggancio con l'ultima slide che la dottoressa Segatto ha mostrato sui dati relativi alla regione. Aggiungerei nel triennio 2012-2015 a livello nazionale e 2015-2017 due cifre. Nel primo triennio, quindi 12-15, 629 no, istanze ex articolo 28, e nel triennio 15-17 867 istanze. Quindi insomma, devo dire che è coerente con come numeri, con quello che poi è stato rappresentato anche nella regione Veneto. Allora, chi è che può fare l'istanza di accesso all'origine? Esclusivamente la persona interessata. Quindi l'istante può avanzare richiesta anche senza l'ausilio di un legale, avendo raggiunto l'età di 25 anni, ovvero prima a 18 anni per gravi e motivate ragioni legate al tema della salute. Quindi laddove la necessità è collegabile, riconducibile al tema della salute. Non è soltanto magari il sapere se può avere a fronte di eventuali, come dire, trapianti delle compatibilità o la ricerca, che ne so, di compatibilità dei trapianti, appunto, ma anche a livello di salute mentale. Quindi la necessità di coprire quello che nella mia personale esperienza, ma credo che sia una parola chiave che è già uscita, no, da chi ha introdotto questo evento odierno,
la parola chiave è il vuoto, quindi per cercare di coprire, di colmare, di tirare una sorta di ponte levatoio, no, fra la sua, nella trama della sua vita e nel vuoto che si è creato nonostante l'amore, nonostante, ecco, mi piace richiamare un'opera di Pirandello, nonostante l'innesto. L'innesto è un'opera di Pirandello del 17, dove si tratta, poco conosciuto, dove si tratta proprio del tema dell'innesto, spiegato a Laura da un contadino della fazenda dove questa donna vive, donna che è stata vittima di una violenza da un villico della zona, una violenza sessuale e con esiti anche di gravidanza, dopo che per anni non riusciva ad avere figli con il proprio marito. E si pone tutto il tema appunto dell'accoglienza, no? Del frutto di una violenza e del colloquio bellissimo con questo contadino dove gli spiega appunto che nell'innesto ci vuole arte, no? Ci sono varie forme di innesto e quindi ecco, insomma, senza dilungarmi tanto in quest'opera a cui vi rimando, è molto molto interessante, quello che volevo evidenziare è nonostante tutto, nonostante ecco gli eventi traumatici, c'è questo evento innesto che poi fa parte anche un po' del nostro lavoro in tribunale fondamentalmente, no? Quando facciamo la ricerca delle coppie, ma anche il lavoro di chi nell'ambito dell'adozione internazionale si occupa di trovare non un bambino alla famiglia come era una volta, ma una famiglia a quel bambino, no? Ed è veramente un'azione, come dire, anche fortemente, con aspetti anche fortemente, come dire, creativi, intuitivi, ecco, non si muove sul, chiaramente sul filo del diritto e sul piano del diritto e sul piano del diritto del minore innanzitutto ad avere la migliore famiglia per sé, ma sicuramente visto anche come esiti di fallimento adottivo è un'azione non facile ed è una sorta, come dire, di azione che richiama molto, almeno a me personalmente, al tema dell'innesto. Tema dell'innesto che però ci richiama anche al tema della rescissione, no? Che è quello che diceva prima la collega dottoressa Segatto Barbara, cioè della rescissione dei rapporti con i legami familiari. E questo crea un vuoto di legame, no? Ed è quello che porta poi gli istanti a fare richiesta al tribunale. Generalmente sono richieste che vengono poste in età avanzata, una media sui 40, over 40 anni, però non mancano anche richieste, soprattutto ultimamente mi è capitato, di adottati giovani che affrontano probabilmente nella giusta maniera, no, il tema della ricerca delle origini, e questo vedo che avviene sempre, generalmente, la maggior parte delle volte, quando c'è una situazione di stabilità all'interno del quadro esistenziale, no, della persona. Sono la maggior parte delle istanze che ci arrivano, però proprio per questo, nel senso che non sono tutte, no, istanze fatte da insomma, persone, da chi già adottato ha risolto, no, nella sua vita. Ieri parlavo con la collega, molti lo fanno qua anche in età molto avanzata, oltre i 60 anni, quindi quasi a voler... dove la ricerca delle origini non prevede necessariamente l'incontro fisico, però ecco, ci sono poi nell'età dei 40 anni c'è il bisogno anche di incontrare, di capire, di conoscere. Con i ragazzi più giovani mi è capitato anche un diciottenne, adesso vi racconterò, questo è un caso che volevo appunto portare, un ragazzo diciottenne, mi è capitato che ha avuto e tutte le possibilità per poter accedere alla conoscenza e all'indagine e partire perché proveniva dall'adozione internazionale, e poi non ha fatto nulla, non ha dato prosieguo, no, a questa possibilità. È come dire, io so di poterlo fare, nel momento in cui so di poterlo fare non lo faccio perché
è una possibilità che mi viene non più negata e quindi me la riservo. Ecco, poi i casi sono vari, no? Insomma, la dimensione, come dire, della diversità delle storie ci fa capire che non possono essere tutte quante uguali. Però, ecco, tornando sul piano appunto del diritto, può fare la richiesta il ragazzo di 18 anni alla maggiore età per motivate ragioni di salute, e come fa? Fa un'istanza, la presenta in cancelleria, al tribunale, e il giudice la valuta. Il primo atto è dopo camera di consiglio, perché tutte le decisioni prese al tribunale dei primi grado sono prese collegialmente, quindi non ci sono decisioni monocratiche, come, ecco, molti di voi sanno. Cioè, avviene una delega generalmente a un giudice, non necessariamente del gruppo adozioni, a un giudice onorario, il quale ha il compito innanzitutto di capire e di esplorare se la richiesta è congrua ed è coerente, no, con il quadro esistenziale, con il quadro progettuale, con la vita che questa persona, che l'istante, no, che il ricorrente, no, ha dietro di sé, alle sue spalle. Cioè che non sia frutto di una condizione destabilizzata dal punto di vista esistenziale, o che può addirittura portare a destabilizzare. Mi viene in mente il caso di un istante che non sono riuscito ad incontrare. Ha mandato a un certo punto anche, credo, una sorella acquisita, e nel frattempo gli sono accadute una serie di disgrazie, fra cui anche qualche, disgrazie anche a livello di salute fisica. Quindi era facile intuire che, ecco, per questa persona arrivare a conoscere ad avere informazioni sulla sua storia sarebbe stato, se possibile, ancora più destabilizzante. Tant'è che non è riuscito fisicamente ad avere il colloquio col giudice, perché nel frattempo è stato operato, poi ha avuto un incidente stradale, insomma. Quindi, voglio dire, per carità, casi anche, no, eventi anche, possiamo dire, casuali, ma insomma, in un quadro così non direi. Poi nella narrazione che ho ricevuto dalla sorella adottiva mi ha spiegato che era una situazione esistenziale molto molto complicata, molto difficile. Ecco, quindi noi abbiamo il compito di valutare nel merito se questa richiesta non sia destabilizzante per il ricorrente, o addirittura anche per le persone che poi vanno a essere contattate. No, un altro caso che mi viene in mente è la richiesta di ricongiungersi non tanto con i genitori, nell'ambito della fratria, quindi un ragazzo adottato ad adozione nazionale, quindi non parliamo di DNN cosiddetti, non riconosciuti alla nascita, adozione nazionale, e sapeva di avere una sorella, fa richiesta di conoscere dove vive, dove abita e quant'altro. Noi, insomma, riteniamo la richiesta congrua, nel senso fatta anche con un certo criterio, ma nell'indagine successiva si scopre che la sorella adottiva è una ragazza con delle fragilità, con un suo equilibrio esistenziale, un suo assetto esistenziale, con qualche forma anche di ritardo, insomma, quindi con necessità di presenza degli adulti, dei genitori adottivi, e quindi abbiamo rigettato l'istanza in quel caso. Quindi vedete che ci sono degli interessi che afferiscono sia all'istante che anche ai vari familiari di cui il ricorrente va in cerca, compreso possono essere anche i genitori. Ecco, rispetto ai genitori, un altro caso molto esemplificativo è stato quello in cui il ricorrente chiede di poter conoscere la madre, la quale madre si ricordava sì di aver avuto, aveva problematiche psichiatriche, si ricordava di aver avuto un figlio, però il ricorrente era donna e lei se lo ricordava maschio. Quindi alcune cose non coincidevano. Devo dire che in questo caso poi
si è provveduto, no, a superare ad alcune criticità, e quello che è importante e che avviene sempre è l'accompagnamento nel momento in cui si decide, il tribunale decide, all'esito di questi colloqui, di queste indagini, il tribunale decide di dare corso all'incontro, no? Ora, si incarica il servizio sociale, il quale credo che anche in via beneficiaria, perché non c'è, credo, una normativa che lo richiede in questo caso, no? Però sui soggetti fragili magari hanno già un servizio sociale adulti che li seguono, per cui ho il servizio sociale del territorio, per cui ecco, sì, il tribunale chiede al servizio sociale di poter accompagnare a questo incontro. Sono incontri che vanno preparati, non sono semplici, non sono facili da reggere, da un punto di vista emotivo sono molto forti, lo possiamo bene immaginare. E, ecco, chi fa le indagini? Le indagini le fa la polizia, la PG del tribunale, quindi nel momento in cui si decide di procedere, questo adesso vale soprattutto anche per quanto riguarda gli NN, i non riconosciuti alla nascita, no? Perché per gli adottati con una storia di riconoscimento familiare è più semplice, perché agli atti c'è grosso modo le informazioni che servono, per gli NN no, quindi per gli NN in particolare chi viene incaricato è la polizia giudiziaria, la quale non sempre giunge a un risultato. E quando ciò non avviene, il tribunale esaurisce il suo compito. Poi è compito magari anche della persona interessata di procedere con delle indagini spontanee, ma insomma è veramente difficile, perché anche qui mi viene in mente un caso in cui chi poteva avere delle informazioni era la comunità, ma la comunità non rilascia naturalmente delle informazioni, anche perché dovrebbe in qualche maniera sì, molte volte gli archivi sono introvabili, insomma. Sicuramente se uno attiva di sua spontanea volontà una ricerca sulle origini, si scontra anche con la giusta misura che pongono le comunità, laddove sanno che sono stati in delle comunità, rispetto all'accesso alle informazioni. Quindi l'unica, mi viene a dire, che può avere le informazioni è la PG, insomma, attraverso l'autorità giudiziaria. Nell'adozione internazionale funziona diversamente, nel senso che è ben dura incaricare, no, un ente nell'ambito di un altro Stato, un organismo, no? Quindi sono gli enti dell'adozione internazionale che in qualche maniera possono essere il veicolo, no, il tramite. E qui le storie poi sono le più varie, no? Sono diverse. Si va attraverso il recupero nella memoria della coppia che magari ha conosciuto l'assistente sociale sul territorio, e quindi ecco, ci si muove un po' attraverso i contatti che si sono materializzati nell'ambito del percorso adottivo. Ecco, un caso molto interessante è stato andato a buon fine di una di un bimbo ormai quattordicenne, adottato 5-6 anni fa, e che ricordava di avere una sorella. Questa sorella è stata rintracciata, appunto, come vi dicevo poco fa, attraverso gli operatori della comunità dove sapevano essere dove lui è stato adottato, e sapeva la sorella in quale altro istituto era stata collocata. È stata rintracciata ed è stata, e poi la fratria si è riunita. Quindi ecco, mi sembrano, come dire, più che procedure, no, mi sembrano avventure queste, no? Piuttosto probabili, ma con esiti così di successo molto molto difficili. Nell'ambito dell'adozione internazionale invece, ecco, dicevo, non, quindi qui ci fermiamo, non possiamo... Mi sembra forse, Giuseppe, che possiamo, visto che stiamo un po' terminando il tempo. Ok, se il tempo è esaurito io mi fermerei. Quello che volevamo un pochino dirvi in estrema sintesi è trasmettervi appunto la procedura, e quindi la possibilità per chiunque, anche senza un avvocato, di poter presentare domanda, avere consapevolezza che oggi, anche qualora
l'adottato sia nato da persona che non desiderava essere nominata, noi attiviamo una procedura di indagine, quindi può anche essere che arriviamo ad avere informazioni in più e che tutto questo procedimento, per quanto ci riguarda, è accompagnato da un primo colloquio in cui noi cerchiamo di capire quali sono le motivazioni, in modo da comprendere se questa apertura possa incidere negativamente in qualche modo nella persona o nelle persone coinvolte. Nella stragrande maggioranza l'esito è un esito positivo di apertura, in questo c'è stato un grosso cambiamento dall'inizio 2001 a oggi. All'inizio l'attivazione di questa legge raramente si aprivano i fascicoli, ora raramente non si aprono. E i colloqui che vengono fatti di accompagnamento all'apertura del fascicolo, poi la persona, una volta avuta l'autorizzazione, può andare, come vi dicevo prima, all'anagrafe, fare tutte le fotocopiarsi il proprio materiale e tutto, ma noi accompagniamo dentro tutta questa documentazione, raccontando quello che può essere l'iter che è avvenuto, in modo da cercare di aiutare questa persona a dare significato. E lo chiudo con questa cosa, perché la condividevo oggi anche con Giuseppe: la sensazione spesso che abbiamo è proprio di rimettere insieme dei piccoli pezzi, cioè queste persone arrivano a noi avendo alcuni ricordi di cose avvenute che prendono forma nel momento in cui trovano dei dati oggettivi dentro questi fascicoli. L'ultima nota che farei, perché mi sembra rilevante, è che nelle narrazioni raramente incontriamo adottivi che chiedono l'apertura dei fascicoli perché l'adozione è andata male. Nella quasi totalità dei casi, le narrazioni che noi riceviamo di come è andata l'adozione sono delle narrazioni positive, tant'è che molto frequentemente gli adottivi arrivano a noi alla morte dei genitori adottivi. Rispettano un po' questa loro presenza e quando si chiude il rapporto con gli adottivi decidono di trovare risposta ad alcune loro domande. Mi fermo qua perché grazie. Sono andati oltre. Arrivederci a tutti, grazie. Allora, no, io ringrazio Barbara Segatto, ringrazio Giuseppe Cifarelli e chiedo scusa se dobbiamo correre, perché mi rendo conto che non è facile restare in un tempo contingentato, anche laddove proprio emerge la passione per un'attività, una professione che lascia trasparire peraltro la vostra formazione, quindi non siete del mondo della giurisprudenza in senso stretto, ma arrivate dal mondo della psicologia, e quindi tutta l'attenzione che avete alle persone e ai soggetti che vengono coinvolti nei diversi iter, questo è emerso, ma ha lasciato emergere come da un lato leggi e norme sono necessarie per garantire e tutelare i soggetti che sono coinvolti in questa avventura, ma non sono capaci di decifrarne origini e traiettorie. Per cui è un movimento, è un'avventura, come avete ricordato, che sicuramente è molto più ampio di quello che può essere raccolto e descritto all'interno delle dinamiche di un processo.